Il diabete tra emergenza e ritorno alla normalità, esperienze e prospettive dalla terra di Alcmeone e Pitagora. 3 giorni di incontri e confronti sulla diabetologia a Crotone con medici, accademici e sanitari provenienti da tutta Italia. Nell'era del post-Covid la medicina deve necessariamente misurarsi con nuove sfide di carattere socio-culturale organizzativo che non possono prescindere da un utilizzo ragionato e ragionevole della tecnologia che porteranno a ridisegnare il rapporto medico-paziente. Salvatore Pacenza, responsabile del servizio ambulatoriale di diabetologia dell'ASP Pitagorica. Fare in modo che si potesse contribuire a riprendere un dialogo che purtroppo la pandemia ha interrotto, un dialogo con i nostri pazienti, un dialogo con la società alla quale vorremmo mandare dei messaggi ben precisi, e cioè che si stanno riannodando le file di un discorso interrotto con delle notizie ed un bagaglio di esperienze che questa pandemia ci ha lasciato. Credo che il tema del congresso vada inquadrato in questo ambito. Marco Giorgio Baroni, dell'Università degli Studi dell'Aquila, si sofferma sui passi in avanti compiuti in questi anni grazie alla ricerca. Quali sono le nuove frontiere degli studi in diabetologia? Beh, noi stiamo vedendo un grande cambiamento dal punto di vista della terapia. La terapia del diabete oggi ci permette per la prima volta di prevenire le complicanze di cui parlavo prima, soprattutto quelle cardiovascolari. Prima non era così, tant'è che anche altri specialisti come i cardiologi ci chiedono di usare farmaci che noi nascono per la terapia del diabete ma che si sono visti prevenire anche per esempio lo scompenso cardiaco, una patologia che colpisce la popolazione con grande prevalenza. Quindi le nuove frontiere vanno verso nuove terapie sempre più innovative, sempre più mirate alla protezione del nostro paziente verso quelle che sono le conseguenze della malattia diabetica.